Una sera, poco più di 2 settimane, e in provincia di Messina una dozzina di comuni tornano alle urne per eleggere i loro sindaci, per decidere i loro consigli comunali. Tra i centri che più ci interessano da vicino c'è quello di Naso, che torna a votare dopo 5 anni di sindacatura dell'avvocato Daniele Letizia, che è qui con noi, che ringrazio. Buona serata. E buonasera anche a Vittorio Emanuele, che è lo sfidante di Daniele Letizia. Daniele Letizia con Generazione Futuro, Vittorio Emanuele con noi per Naso. Intanto credo la prima domanda sia quasi obbligatoria per entrambi. Intanto, perché la necessità di ricandidarsi dopo 5 anni di amministrazione? Qual è il progetto che si intende portare avanti? Qual è la necessità di continuare questo percorso? La necessità è quella di dare continuità ovviamente ad un programma politico-amministrativo che ha ben fatto in questi primi 5 anni e che consentirà appunto di raccogliere ulteriori frutti in ragione di quanto è stato fatto nella passata amministrazione. Quindi sembra ovviamente doveroso appunto continuare questo progetto anche in ragione dell'impegno che ci siamo assunti 5 anni fa e delle tante cose che ancora andranno fatte per far crescere questo paese. Un progetto che continua esattamente, diciamo, sulla stessa scia, sullo stesso binario di questi 5 anni, oppure cambierà qualcosa per l'immediato futuro? No, assolutamente. L'impegno rimane immutato, la responsabilità cresce senz'altro, però lo faremo con gli stessi principi, quelli dell'onestà, della lealtà e della concretezza dei contenuti, così come abbiamo mostrato nei primi 5 anni. Ecco che questo sarà lo stesso programma amministrativo che porteremo avanti. Sicuramente molto più alleggerito rispetto a quello di 5 anni, in ragione del fatto che gran parte di quegli obiettivi sono stati anche largamente raggiunti nel primo mandato. Vittorio Emanuele, ovviamente lei non è sindaco uscente, ma lo è stato sindaco con una sindacatura interrotta anche traumaticamente. Perché la voglia, la necessità di rimettersi in gioco, di riprovare a scalare la carica di sindaco? Perché quando si lascia qualcosa incompleto e qualcosa di importante che ha a che fare con l'economia di un paese, con l'indirizzo economico di un paese, io credo che ognuno di noi abbia anche un pizzico di desiderio di far vedere che ciò che si era fatto e che è stato bruscamente, ingiustamente, oggi posso dire, senza tema di essere smentito perché l'autorità penale nei miei confronti si è pronunciata a mio favore. Quindi quello che si era interrotto ed era stato interrotto arbitrariamente dall'allora presidente della regione Lombardo, oggi ahimè lui condannato in primo grado per altri tipi di reati, deve andare avanti perché Naso ha bisogno di una svolta nuova. In questi 5 anni io credo che non c'è nessun progetto economico di sviluppo per il territorio che sia andato avanti, quindi vedo un sistema di far politica basato su un clientelismo diffuso, ingeneroso nei confronti anche di chi lo riceve, vedo un'amministrazione comunale che dice di essere a contatto con tutti, ma viene giornalmente esclusa da progetti di finanziamento dell'insieme del territorio, ultimo dei quali Paese Albergo, che vede altri comuni limitrofi ottenere un successo con la presenza in Spagna. E quindi ci siamo messi insieme tutti, basandoci sul dissesto idrogeologico che coinvolge e che caratterizza gravemente la situazione economica del nostro centro storico, così come delle periferie. Vedo delle contrade abbandonate a se stesse, senza nessun servizio, senza nessuna, dimenticate per 5 anni totalmente. E allora dico, ci scommettiamo insieme in un nuovo progetto che sicuramente nel metodo in continuità col passato, ma negli obiettivi diversi, perché diverse sono oggi le problematiche da affrontare. Sono accuse che arrivano direttamente ovviamente all'operato di questa amministrazione. Parla Vittorio Emanuele di finanziamenti che non sono arrivati, mi pare che invece la campagna elettorale già si giochi anche sulle somme, sulle cifre da parte sua che sarebbero arrivate e da parte di Vittorio Emanuele che invece sono soltanto annunciate. No, io condivido pienamente l'analisi fatta dall'altro candidato a sindaco, se non fosse che si è confuso sul periodo storico a cui fa chiaro riferimento. Se si riferisse agli 8 anni di amministrazione in cui è stato lui il sindaco, chiaramente nessuno, nulla questio ovviamente avrebbe
avremmo condiviso e ratificato ogni parola di quanto è stato detto. Se invece, così come mi sembra di aver intuito, si riferiva ai 5 anni di sana amministrazione del sindaco Letizia, posso sicuramente dissentire in ragione del fatto che solo 13 milioni sono stati i finanziamenti che questa amministrazione è stata in grado di riuscire a portare per il comune di Naso, e non c'è stato un bando di finanziamento al quale non abbiamo partecipato, e alla maggior parte di essi addirittura ci siamo aggiudicati anche un ottimo piazzamento nella graduatoria finale con il riconoscimento del relativo finanziamento. Quindi 13 milioni, qualche cifra più nel dettaglio, cioè nel senso cominciarli anche a spiegare? Sì, sì, senz'altro. Inizialmente partiamo subito dai 4 milioni di euro per il consolidamento del centro storico di Naso. Passiamo al 1.700.000 euro per il consolidamento di Contrada Gattina. Possiamo parlare del 1 milione di euro per l'ex Casa Collica, dove invece il candidato Emanuele dovrebbe spiegare com'è che si è fatto revocare 1.500.000 euro, no, nel 2007. Anche questa sarebbe simpatica da conoscere meglio come vicenda. E 1 milione di euro per la scuola enogastronomica. Abbiamo ottenuto 700.000 euro per il borgo rurale di Cagnanò, lavori già completati, ultimati. Abbiamo tra l'altro ottenuto un altro finanziamento sempre con l'assessorato all'agricoltura per 700.000 euro per il progetto denominato Via dei Pellegrini. E altri 500.000 euro con il decreto Renzi per le scuole belle e le scuole sicure, altri 750.000 euro è un finanziamento ottenuto qualche settimana fa, forse addirittura la settimana scorsa, per la ristrutturazione della scuola media di Via Convento. Di questi quanti lavori già sono iniziati? Allora, di questi gran parte sono addirittura stati anche ultimati, alcuni di questi, se si pensi al consolidamento di Contrada Gattina, che la prossima settimana concluderanno i lavori. E per la scuola enogastronomica i lavori sono iniziati a gennaio e adesso... Beh, chiediamo allora intanto a Vittorio Emanuele se... Il sindaco Letizia si è confuso oppure lei li contesta? No, assolutissimamente, il sindaco Letizia è abituato a dare numeri e a non dire la verità agli elettori in queste serate anche di comizi, perché la verità la dicono sempre le carte. In questo senso io avevo chiesto un confronto pubblico, però non un confronto televisivo dove io dico una cosa, lui ne dice un'altra, io avrò ragione e lui avrà torto e viceversa, perché le carte parlano. E allora davanti fatta, quella gente lo vede, se c'è davanti, aspetti, mi faccia finire e le dico di che cosa sto parlando. Mentre davanti a fascicoli che il sindaco avrà cura di farci visionare, noi abbiamo fatto pure delle richieste ma nessuna risposta abbiamo avuto in tal senso, dico, davanti alla presenza del fascicolo, delle carte, di quello che le carte ci danno la possibilità di leggere, là credo che il sindaco Letizia debba dire la verità. E allora iniziamo da qua, per esempio. Ordinanza di protezione civile ministeriale 3734 del 16 gennaio 2009. Con questa ordinanza si assegnano per la strada Naso-Ponte Naso 1.047.000 euro. Io sto citando un'ordinanza, un numero preciso di ordinanza ministeriale, una cifra che viene assegnata al comune di Naso per la strada Naso-Ponte Naso, una data precisa che è il 16 gennaio 2009. Il sindaco dirà no, questa ordinanza non esiste, non c'è, e allora prendiamo la carpetta, prendiamola e vediamo. Protezione civile, 16 febbraio 2009, 2400 il protocollo della richiesta che il comune fa e ottiene questa ordinanza. Cioè io sono abituato a parlare con le carte, quindi sulla Naso Ponte Naso, sindaco, lei avrebbe potuto già spendere un altro 1.047.000 euro. Poi confonde il sindaco i programmi di finanziamento, dove ognuno di noi entra in graduatoria, viene assegnato un posto di graduatoria, ma nessuno ci garantisce che quei finanziamenti partiranno o non partiranno. Mentre sono stati eseguiti i lavori, tutti con la Cassa Depositi e Prestiti. Segno che l'amministrazione precedente aveva lasciato un bilancio tale da consentire al sindaco attuale Letizia di poter accedere alla Cassa Depositi e Prestiti e quindi realizzare i lavori della scuola, così come quelli del campo di calcetto, così come quelli della fognatura, così come quelli della piazza a Grazia. Tutti i lavori realizzati con la Cassa Depositi e Prestiti e con mutui. Nessuna bravura da parte dell'amministrazione se non quella di redigere il progetto ed eseguire i lavori. Ma la capacità amministrativa di portare
portare finanziamenti e portare somme fresche all'economia nasense non c'è stata. Lasciamo perdere poi anche come sono state gestite queste gare, con quali tipi di cottimo, con quale selezione, con quali inviti, come sono state selezionate le ditte. In alcuni casi è stata assicurata trasparenza perché c'è stato un sorteggio pubblico, in altri casi non si sa perché l'ufficio tecnico, senza alcun parametro, ha scelto delle ditte che potevano partecipare, restringendo e selezionando le richieste che venivano dall'imprenditoria a partecipare a quelle gare. Io credo che questa non sia trasparenza, ma sia opacità, perché? Cosa ben diversa. Perché queste scelte? Sulla regolarità degli atti amministrativi, francamente, mi sembra la persona meno appropriata per parlarne. Giusto appunto chi è stato rimosso. Allora, sulla 37-34, in buona sostanza, il Comune di Naso aveva ricevuto... Il Comune di Naso aveva ricevuto un finanziamento di soli 600.000 euro. Noi con quindi grande... quei lavori sono fatti con dei finanziamenti richiesti dall'amministrazione e ottenuti dall'amministrazione con una semplice domanda passata che comunque poi è stata integrata per ulteriore milione di euro dall'amministrazione Letizia. Cosa che più mi premura invece è chiedere eventualmente all'altro candidato a sindaco è come mai non si è avuta la stessa solerzia per un problema ancora più grande, che era quella del centro storico. Invece lì non è stato fatto. Questa è un'altra cosa. Non vorrei sbagliare, mi pare che tutto nasce da il primo consolidamento di un'amministrazione addirittura precedente, forse la Caliò. L'amministrazione Caliò percepì il finanziamento, sì. Poi lo modificò l'amministrazione Emanuele, facendolo eseguire in modo veramente obbrobrioso, come del resto oggi dimostrano anche i risultati che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Quali le sue responsabilità eventualmente in questo lavoro del consolidamento? Nessuna, perché l'amministrazione si ritrova un progetto, una progettazione precedente che risale addirittura... Lo stravolge completamente. Mi faccia parlare, le amministrazioni non stravolgono nulla. Sono i progettisti, il direttore dei lavori che fanno varianti o non sulle varianti. In quel caso non... Ma guardi, lei sa e conosce benissimo anche il progettista di quell'opera, che è l'ingegnere Beninati, sì, se non ricordo male, che aveva ricevuto l'incarico da amministrazioni precedenti, anni 90, anni 80, non mi ricordo. No, la richiesta di finanziamento, sì, era nata, il decreto di finanziamento, ancora. Esatto, è precedente ancora. Sicuramente il finanziamento è avvenuto. Quel lavoro comunque, anche lei è d'accordo? Guardi, io non sono in grado di giudicare quel lavoro, io so che non funziona, questa è una cosa diversa, sì. E so benissimo, e ho chiesto e ho scritto agli assessorati competenti quando ero sindaco, perché c'era una relazione geologica della commissione grandi rischi che metteva in dubbio il funzionamento di quel progetto. Io ho scritto quando sono arrivato, perché me lo sono ritrovato pronto per andare in gara, o lo mandavo in gara oppure restituivo le somme. Non avevo più niente da fare, non potevo modificare alcunché. Nel dubbio ho scritto alla regione dicendo: siete sicuri che questo finanziamento, che questa progettazione va avanti, visto che la commissione grandi rischi con un geologo che è il dottor Ferrara scrive che probabilmente quel consolidamento non funzionerà? Mi è stato risposto che il progetto doveva andare avanti oppure dovevo restituire le somme, quindi ho messo con le spalle al muro, ho mandato in gara il progetto con l'ufficio tecnico, sono stati eseguiti i lavori sono stati collaudati, sono state richieste da parte dell'amministrazione comunale tutte le garanzie sul collaudo dei lavori, è venuta l'università, ha attestato, ha fatto, e dica, è pacifico che non funziona. Il movimento Franoso non si è fermato. Oggi che la quindi questo è pacifico, ma è un fatto tecnico. È stata solo sfortuna. Ma guardi, è un fatto tecnico. L'amministrazione poteva solo spendere quei soldi. Sì. Dopodiché aggiungo, e Daniele Letizia, sindaco oggi, allora era mio consigliere comunale, eletto nella mia lista, mi ha scelto dopo i primi 5 anni della mia amministrazione, quindi ha valutato come cittadino il mio operato nell'amministrazione comunale dei precedenti 5 anni, è stato al mio fianco anche in quel periodo, dico dopo l'esecuzione del consolidamento. Oggi viene a fare l'agnello, non lo può fare, non è così. Non è così, perché lui aveva fatto delle valutazioni anche sulla mia amministrazione, che oggi contesta.
Non si può trattare di ingenuità o di superficialità. Oggi è credo molto difficile, no? A prescindere che in ogni caso chiunque di voi due andrà sulla carica di sindaco dovrà affrontarla, lei è uscente, lei è entrante. Se mi dà un minuto però io vorrei concludere sempre sul consolidamento dicendo questo, che Daniele Letizia, consigliere comunale, si ricorda che nel mese di dicembre 2009 in consiglio comunale, delibera di consiglio comunale, si parlava di una costituzione di una società in comune per gestire i servizi una società pubblica per gestire i servizi comunali. E io mi alzai e dissi e chiesi al Consiglio Comunale: guardate che si sta verificando, perché si era attivato il movimento franoso, si sta verificando un qualcosa di anomalo per il nostro paese. Cerchiamo di essere uniti e di affrontare questo problema unitariamente, nella determinazione di salvare il paese. Ebbene, quella sera io sono stato aggredito dal capogruppo Nani perché volevo fare strumentalizzazione, perché mi volevo portare il municipio a cresta, perché mi volevo chiudere il paese di Naso o qualcos'altro. Invece di avere solidarietà tecnica, operativa su un problema da risolvere, da affrontare insieme. Cosa che faremo con la nuova amministrazione? Perché io dormirò a Roma fino a quando il problema si risolve. No, dormirai a casa tua, perché non ti verrà consentito nel modo più assoluto di fare ulteriori danni al comune di Naso. E sono assolutamente tutta una serie di circostanze, un sindaco non ha bisogno di nessuna autorizzazione per intervenire in modo perentorio in qualità di autorità di protezione civile all'interno di un comune, interviene e agisce immediatamente quando c'è un problema, la verità è un'altra. Infatti a Maine i cittadini arrivano nelle loro abitazioni con un progetto esecutivo già fatto da noi, se poi le amministrazioni superiori non riescono a finanziarlo è un altro tipo di problema. Il problema è questo, dottor Granata, quello che tra l'altro vorrebbe nascondere. Parla di 2009 di iniziative intraprese in consiglio comunale, una persona che ha gestito in modo monopolistico il comune di Naso voleva l'avallo del consiglio comunale, ma a chi vorresti farlo credere? Tra l'altro da casa ci ascoltano anche amministratori di altri comuni e sanno benissimo quali sono le fandonie che stanno uscendo qui stasera da questo pseudo dibattito. È un dibattito quando si parla di cose serie, quando si... Il dissesto lo è, credo. Sì, senza dubbio lo è, ma non è serio il piglio con cui viene affrontata sicuramente la tematica, perché se si dicono soltanto falsità sicuramente lei come l'affronterebbe, che falsità? No, io vorrei che venisse fatta un'altra osservazione proprio per far capire quanta falsità ci sia dietro le parole del candidato Emanuele. Nel 2007 l'amministrazione Emanuele ottenne da una giunta regionale un stanziamento di 1 milione di euro per un ulteriore stallo di lavori da eseguire sempre a seguito della frana del centro storico, perché l'intervento che venne fatto inizialmente, di cui si parlava prima e oggi in modo chiaro e palese si contesta la validità di quell'opera, andava integrata con un secondo lotto e magari anche con un terzo, così come anche oggi il finanziamento di 4 milioni di euro è un primo lotto di finanziamento dal 2010 a oggi. Loro ha integrato ampiamente. Nel 2007 hanno ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro che andava semplicemente preso, percepito attraverso la presentazione di un progetto esecutivo. Non hanno avuto la capacità, non hanno avuto il buon senso di attivarsi in questa direzione, e quel finanziamento, così come è accaduto purtroppo in altre circostanze, è stato revocato, è stato ritirato dall'assessorato regionale e quei soldi non sono arrivati a Naso. Ma questo finanziamento invece adesso, per andare giù in profondità e cercare di consolidare quel costone, c'è già? Sì, esiste o è solo... Il finanziamento esiste perché è stato registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo del 2015, di quest'anno, ed è direttamente gestito dal commissario delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico, il dottore Croce, e quindi saranno loro direttamente ad occuparsi di tutte le attività. La vostra progettazione? O la deve fare la protezione civile? La nostra progettazione è in fase semplicemente di un preliminare che va integrata assolutamente con ulteriori attività di indagini che saranno svolte nelle prime settimane di giugno,
e che subito dopo verranno poi utilizzate per effettuare appunto una progettazione definitiva ed esecutiva sull'intervento. Quindi questo, diciamo, toccherà al prossimo sindaco? Questo toccherà fortunatamente al commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico. Lo farà direttamente sì, Palermo. Non passa dalle nostre mani. Non si possono nascondere certe cose. Il sindaco Letizia dal 2010 al 2015 era sindaco della città di Naso. Il problema c'era. In quel periodo non ha speso un euro a consolidamento del comune di Naso. Quindi non mi può venire a dire alla vigilia della campagna elettorale, mi faccia parlare. Non mi può venire a dire oggi, a vigilia di campagna elettorale, sono credibile. Lei come sarebbe tenterò stato sindaco? Guardi, com'era mia abitudine, sicuramente sì. Avendo in concerto, strade, il paese, in concerto con la protezione civile, siamo riusciti sempre ad avere finanziamenti, piccoli o grandi che siano, a Naso e a dare risposta ai cittadini. Lo abbiamo fatto quando c'è stata la frana e lui era con me. Non eri nemmeno consigliere comunale allora. Di farti eleggere, quando abbiamo avuto la frana da Bazia verso Lacco, in 48 ore la protezione civile a Naso ha speso qualcosa come 300.000 euro per consolidare un costone. Ora, quando c'è un centro storico di rilevanza notevolissima, è la storia di una città antica quella di Naso, sicuramente non si risolveva il problema chiudendo tutto, facendo quello che il sindaco Letizia vuol far capire, vuol far credere, il messaggio che vuol far passare di divisione, non divisione. Ha fatto passare pure il messaggio, no, per esempio, che lei voleva portare il comune a Cresta. Ma no, lei pensa che in 8 anni, se io avessi voluto portare il comune a Cresta, non l'avrei portato? È sbagliata la scelta, non c'è nessuna intenzione da parte mia, è quello che l'opposizione ama dire. E quindi lasciamoglielo dire, ma non è così e non sarà così. Ora, quello che avrei fatto io e quello che farò io è stare a fianco della protezione civile, che avevo già chiamato a Naso, e c'era un geologo della protezione civile nazionale che aveva presentato già delle schede. L'ultima sera l'ho firmata la scheda di protezione civile. Su Naso non c'era un bel niente, altrimenti con la 3865 non saremmo rimasti fuori come tutti gli altri. Confrontiamoci con gli atti. Ma quali atti vuoi vedere? Quali atti vuoi vedere? Quando io andai a Palermo, la prima cosa che mi dissero fu: lei sindaco, dove è stato fino ad oggi? Dove è stato fino ad oggi, sindaco? Non alzo la voce perché lei ha problemi di alzare la voce. Io le rispondo così come lei nel primo comizio d'apertura ha detto ai cittadini di Naso: le autorità sovracomunali ci hanno abbandonato. Ma chi hanno abbandonato? Lei, perché non è stata in grado di rappresentare il paese. Lo ha detto lei in apertura: siamo stati abbandonati dalle autorità sovracomunali, istituzionali sovracomunali. Ora però ci hanno assicurato questo finanziamento, quindi abbiamo risolto tutto. Lei crede che lei è stato abbandonato per suo dire in un comizio pubblico di apertura, non per mio dire. Ed è vero, ed è quello che accade in tutta Italia. Lo vediamo all'Aquila, lo vediamo in Emilia Romagna, lo vediamo in tutti. Ancora non lo abbiamo visto a Genova. Volevo dirla io. Non l'abbiamo visto grazie a sindaci attenti. Non lo abbiamo visto. Con la 3865 ci è mancato un sindaco. Se ci fosse stato Daniele Letizia, sia buono, state buono. Non l'abbiamo vista a Ficarra, non l'abbiamo vista a San Fratello. Perché c'era un sindaco, purtroppo a Naso non c'era un sindaco. A Naso non c'era perché un sindaco. Eravate, c'era un sindaco che vigliaccamente sapeva che l'avrebbero rimosso e se n'è infischiato, ha abbandonato il paese. Guarda che i cittadini. La vigliaccheria è una delle malattie più perniciose che esistano. E lei purtroppo ne è affetto e lo conosciamo tutti. Le lascio tra l'altro, questo gli effetti nefasti il paese li ha vissuti sulla sua pelle. Così per 8 anni. Sveste i panni dell'agnello. No, l'agnello l'hai voluto fare tu, a me le persone mi conoscono. No, lei. La mia storia professionale. Scusate un attimo, perché davanti ai fatti lei è condannato. 8 anni dai fatti. Di nulla, questi sono si i fatti concreti. Si possono stravincere le elezioni, perdere, vincere, però i fatti la condannano. C'è un paese che piange, ci sono contrade abbandonate, strade dissestate, abbandonate, c'è un paese in frana dappertutto e nessuna risposta è venuta da questa amministrazione comunale. Questa è la descrizione. Ha cercato di spendere nella strada Naso Ponte Naso il finanziamento che aveva ottenuto con l'ordinanza Vittorio Emanuele del 2009, integrato nel 2010 sempre su richiesta nostra. Questi fondi e queste richieste, l'inserimento di Naso fra i paesi dissestati, c'è stato sotto la mia amministrazione. Prima il commissario venuto a salvare la democrazia a Naso e poi lei, mandato però da un presidente che ha la condanna per mafia.
in primo grado. Sì, e lei si ripresenta dopo una sentenza passata in giudicato, sì, no? Per? Gravi e reiterate violazioni di legge. Gravi e reiterate una sentenza amministrativa, allora, che non ha trovato riscontro, che non ha trovato riscontro, lo dica però, in lo ammetta, giudiziaria, questo... in sede giudiziaria penale, penale non ha trovato riscontro, ma nessuna penale violazione penale. Voi, le quindi io non mi sono rubato un euro al di là di quello adesso, che adesso, lei dice. Adesso c'è dalla violazione di legge. Adesso lo dice. Al di là di quello che lei dice, l'amministrazione Emanuele in 8 anni non è stata imputata per peculato, per concussione, per turbativa d'asta. I processi si sono risolti tutti a favore dell'amministrazione. No, è stata indagata per turbativa d'asta, è stata archiviata e prosciolta. D'ufficio. Però diciamo ci sono, sì, le sentenze. Falso in atto, ma come, pubblico. Con richieste purtroppo è stata imputata. Non si riescono a dimostrare queste cose. Non si riescono a dimostrare. Perché lei fa l'avvocato, non può parlare così. Lei sbaglia. Lei dimostrare l'elemento soggettivo. Lei sbaglia perché lei fa l'avvocato e lei offende gli investigatori. Perché gli atti li firmano i funzionari. Sindaco, un attimo. Lei è un avvocato. E per questo te lo dico, è e fattolo quindi, dire dall'avvocato. Quindi cosa dice? Che i giudici che la giustizia giorno... non funziona. No, che bravo, no, esatto, la giustizia è lenta. Però la giustizia funziona, non può, però la giustizia non può essere con utilizzata quella ad uso penale e consumo. No, se, no, indaga, no, no, no. Se indaga è brava, se si assolve non è brava. No, assolutamente. Questo è un concetto che comunque assolutamente deve giudice, a prescindere. Il giudice penale per condannare deve avere degli elementi. E l'elemento soggettivo non è sempre facile da riuscire a dimostrare. Però diciamo, finché questa è la giustizia, questa bisogna affidarsi, no? Perché se è la stessa giustizia che ha delle pecche ad indagare, certo, quindi potrebbe aver sbagliato anche nell'indagare. Sì, io sì, sono garantista, ma sui, lo ma sono sui sempre motivi stato della per rimozione tutti. Si doveva pronunciare una giustizia amministrativa e lo ha fatto in modo palese con 3 giudizi di assoluta, chiara e incisiva condanna. Però diciamo che quelle basi giudiziarie su cui poggiava la vicenda amministrativa sono cadute. Questo per correttezza. Dal punto di vista poi, penale, perché senza dubbio. Ognuno... Sono cadute dal perché quando io dico porta le carte e discutiamo davanti alle persone, lo stesso lavoro, sì, l'ho fatto davanti ai giudici, ho portato le carte e le ho discusse. Sì. E sì, ho ottenuto le assoluzioni sul, no, campo. Sulle sul carte campo. Se è stato rinviato Daniele a giudizio. E vabbè, dai. A dibattimento, allora, dovendone dimostrare. Ritornando i contenuti, alla discussione, riportando nei giusti canoni, ritiene di avere responsabilità politiche su quella fase amministrativa del Comune di Naso? Cioè, nel senso, ritiene di aver fatto tutto legittimamente anche dal punto di vista politico? Non ci interessa qui fare il processo dal penale. Dal punto di vista politico io ho avuto sempre una priorità, l'interesse della cittadinanza, non l'interesse di Vittorio Emanuele. No. Quindi io ho la coscienza a posto. Io ho avuto un'amministrazione che ha dato risposte che aspettavano, sì, da anni, sì, i cittadini di Naso. Abbiamo rilasciato 480 concessioni in sanatorie con un ufficio tecnico contestato, super contestato, bombardato, però 480 persone hanno ricevuto una concessione in sanatoria risolvendo un problema che si trascinava dal 1985. Un super ufficio tecnico organizzato come, sì, quello dell'attuale sindaco Letizia, con 2 tecnici assunti ad hoc per le sanatorie, non assunti a contratto, per carità, non ci formalizziamo comunque sulla tecnologia proprio. Tranquillo, sugli per argomenti. Le denunce sei tu, stai tranquillo, come fai, dico, liscio, nessuna denuncia ci sarà. Con 2 tecnici per le sanatorie non è riuscita a sfornare se non 5-6 concessioni in sanatorie. È vergognoso che ciò avvenga in un paese nel 2015, perché alle istanze dei cittadini bisogna dare una risposta in tempi celeri, perché le cose cambiano velocemente, sì, e quello che è un interesse oggi, che può essere un bene per la collettività, diventa un disinteresse domani, e quindi quel cittadino non manderà avanti quella pratica. Ci fermiamo solo un attimo, pubblicità, torniamo tra poco, continuiamo con questo dibattito che si sta alzando un po' nei toni come era prevedibile. Pubblicità.